Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge delle 24 ore. Voi adesso starete vedendo il porridge che ho fatto, che l'ho mischiato con lo yogurt greco e poi sopra a voi sembra giallo, ma non è giallo, è una via di mezzo con il burro coro. E poi vabbè, vi ho fatto vedere anche il giorno e l'orario. Allora, oggi faremo una 24 ore, mangio solo cibo bianco ed andare a fare subito colazione, scusatemi la sfattezza, ma più tardi mi devo allenare e poi dopo, nella prossima clip, sarò anche un po' più decente, quindi assaggiamo. Ho fatto un po' troppo porridge, infatti me ne sono resa conto subito dopo. Buono. Solo che dovevo dolcificare lo yogurt. Però vabbè. Supponiamo che arriva l'estate, fate tipo il porridge la sera prima, poi lo mettete in frigo e la fine del mondo. Raga, io stamattina non ho proprio fame, eppure mi sono fatta una tazzina di porridge, cioè io bene non sto. Io già mi sono saziata, infatti non ho mangiato più di metà. Questa cosa ultimamente sta succedendo, ma perché sono proprio periodo che io, quando si avvicina questo periodo, posto con la testa proprio da un'altra parte e non mi viene tantissima fame. Infatti ho fatto sempre la mia porzione classica di porridge, ma stavolta proprio no, quindi io la mangerò più tardi, dopo che mi sono allenata, perché tra poco mi vado ad allenare e almeno la consumo. Quindi niente raga, io finisco qui la colazione, ma è inutile che mi forzo perché proprio non ce la faccio. Stamattina lo mangerò più tardi e noi ci vediamo più tardi con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo. Sì raga, voi dite, ma io apro le challenge di Giulia per trovarmi che cosa ha seppiolina con come si chiama, le tortille? Sì raga, succede anche questo. Allora, praticamente se vedete qua giallo è che non è la pelle, però raga, più bianco di questo si muore. Vabbè, dopo la vado a togliere, quindi io inizio a mangiare altrimenti si fredda. Allora raga, questo è qui, ho sono del macchiondina, cioè per dirvi, non è pesce tipo, si sa a volte, quelli surgelati, sembrano tutti composti, raga, invece no, c'è proprio la pelle, cioè questa sopra è tutta pelle, cioè, adoro. Infatti che poi andrò a togliere un po' di proteine, e dai. Dovevo fare il merluzzo, solo che io non l'ho trovato nel congelatore e quindi la prima cosa che ho trovato questa. Ma non vi preoccupate perché i prossimi pasti saranno più belli. Quindi ho fatto un po' l'intreccio fit e non chiamiamolo proprio fatto perché non sono malaccia. Ogni tanto non sono questi ad ucciderci, ragazzi, andate tranquilli. E comunque speriamo che sto bianca, perché sinceramente ieri mi ispiravano tanto. Quindi per questo motivo le volete prendere. Cioè raga, c'è un botto di pelle, infatti devo scartare. Ah, poi il sono bianche! Poi il porridge alla fine l'ho mangiato più tardi post allenamento.
Sono bianche, sono bianche. Mais bianco, raga, ve lo giuro, le preferisco ancora di più. Non mi raga da quanto tempo. Ho la pelle d'oca. Le preferisco ancora di più a quelle lì normali, le trovo molto più leggere. Anche il merluzzo dell'ondino è la fine del mondo. Fatto una doppia. Questa è tutta pelle. Cioè, raga, guardate, più pelle che. Ok. Ultima manciata. Comunque, ragazzi, sono troppo buone. Raga, anche il pranzo è andato e noi ci vediamo direttamente con la merenda. Ovviamente le mie condizioni sono sempre da invidiare, ma non ci fate caso, sto scherzando. Allora, sono le 16:44. Eccolo qui, è arrivato il momento della merenda. Allora, ho due cose perché devo mangiare altro, però non l'ho trovato, scomparso. Però ci tenevo a provare con voi questa Wii Sport Protein, vabbè, una barretta gusto cioccolato bianco e cocco. Io penso che sia bianca, cioè, raga, non è questa bianca. L'ho presa sul supplement. Allora, assaggiamo. Sì, raga, è bianca. Più bianca di così. Chiudere di cocco. Questa consistenza non mi piace. Non mi piace questa consistenza perché sembra di mangiare il gessetto. No, raga, io odio questa consistenza. Questo video sta andando malissimo. No, raga, odio proprio questa consistenza. No, non mi piace così. È buona? Ma io odio questa consistenza tipo gessetto. Sembra di mangiare un gessetto. Passiamo a loro. Mimicado. Mimicado bianco. Questo qua è cioccolato bianco. Raga, io non li ho mai provati. Cioè, Mimicado sì, ma non cioccolato bianco. Quindi sono troppo curiosa. Riesco ad aprirlo. Non li voglio rompere. Ok. Ma raga, ci sono rimasta male. Eccoli qua. Sono buoni. Mamma mia, raga, lo sapete da quanto tempo non li mangio? È quasi un anno e qualche mese, quando l'ultima volta sono andata in gita a Rimini. La merenda è andata, noi ci vediamo direttamente con la cena.
Eccoci qua con la cena. Allora, raga, io penso che più bianco di così si muore. Ho fatto riso basmati con pollo e raga, i fagioli, questi qua sono i cannellini, non mi ricordo come si chiamano. Io pensavo fossero proprio bianchi, invece non sono proprio bianchi bianchi. Il pollo, raga, il pollo bianco è. Ma no, è rosa. L'ho fatto apposta senza spezie. Il riso basmati è bianco. Raga, passatemi il pollo bianco. Quindi, buona cena. Io penso che ho fallito questa challenge, ma me lo direte voi a me. Comunque, raga, il pollo è bianco. Anche la cena è andata, e anche quindi l'ultimo pasto di questa giornata. E quindi noi ci vediamo domani mattina per concludere questa challenge con la colazione. Buongiorno, eccoci qua con l'ultimo pasto. Oggi ho fatto il tiramisù, ma solo bianco. Ho usato le gallette con lo yogurt e il cocco, e poi vi ho fatto vedere anche l'orario. Allora, raga, io voglio farvi un video che poi ve lo metto quando proprio all'interno. Allora, questa volta le gallette non sono proprio bianche, 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 la mia sfiga proprio, però. Assaggiamo. Buono. Anche se ho la mattina, pure in inverno, non prediligo le cose tipo da frigo, tipo affrullato, non lo so, io la mattina proprio non ce la faccio. Thank you.
finito una ragazza da una parte dell'altra, tra un audio e l'altro. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!